Siamo con l'ingegner Pierpaolo Cecchiello dell'Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza all'evento dedicato alla post-tensione applicata sui pavimenti organizzato dall'Istituto Italiano del Calcestruzzo. Ingegnere, qui viene presentata una tecnologia che in Italia è ancora poco applicata, ma che all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, è applicata da tempo. La prima domanda riguarda il ruolo del progettista. Il progettista può andare a progettare un pavimento di questo tipo semplicemente conoscendo gli elementi di calcolo o deve avere una conoscenza più approfondita? La ringrazio della domanda. In verità, l'aspetto preponderante della conoscenza necessaria per operare con serietà e con serenità in questo ambito, che condivido la sua lettura, non è di avanguardia, ma di up to date, quindi sostanzialmente mette in campo la necessità di un progettista di essere al passo con i tempi, in un periodo come questo soprattutto. La conoscenza più importante è quella di natura tecnologica, quindi gli aspetti di calcolo sono importanti, ma ancor di più lo sono le conoscenze delle tecnologie sia costruttive che di approvvigionamento del materiale, ma anche l'intera conoscenza della filiera produttiva che inizia con la concezione del sistema e poi vede la sua esplicazione pratica in cantiere. La giornata di oggi è dedicata al compleanno del primo pavimento posteso realizzato in Italia. Sono 10 anni che è stato realizzato e il committente ha evidenziato che dopo 10 anni non si sono formate crepe, addirittura c'è stato un non consumo anomalo delle ruote dei carrelli, proprio a testimonianza della qualità del pavimento. Questo pavimento è stato progettato e quindi ha coinvolto un professionista. Spesso in Italia i pavimenti non vengono progettati e quindi non comportano la presenza di un professionista. Non ritiene che se i professionisti si aggiornassero di più su queste innovazioni, alla fine genererebbero anche più mercato proprio per loro stessi? Ma come spesso dico, più che sfondare una porta aperta non c'è proprio un portone. Io sono da sempre un assertore del circolo virtuoso approfondimento, preparazione, innovazione, assenza di concorrenza. Sono assolutamente d'accordo con lei circa la necessità che una parte così delicata per la funzionalità di un'industria debba essere progettata, cioè abbia un padre, e debba essere controllata, cioè abbia una levatrice. Ecco che diventa indispensabile per un professionista aggiornarsi, informarsi, partecipare a eventi formativi come questo. E mi tocca dirlo, è un dispiacere constatare che la parte preponderante della platea odierna non sia di professionisti ma di imprese. Io che ho la fortuna di conoscerla personalmente, so che lei lavora anche all'estero. Allora, e molto spesso adesso viene utilizzato l'esempio dell'internazionalizzazione come una delle soluzioni alla crisi. Ma come si fa a poter lavorare all'estero? Occorre far parte di un grande studio, di una grande struttura? Cosa occorre fare? Beh, la domanda non è semplice. Le risponderei in modo sintetico che davvero all'estero funziona l'aspetto prestazione posto a base delle valutazioni. All'estero non ti chiedono di chi sei amico, non ti chiedono a chi sei vicino, ti chiedono cosa sai fare e verificano come lo sai fare davvero. Le mie esperienze sono sia in Europa che fuori Europa, e posso dirle che pressoché uniformemente l'ingegnere italiano che va dall'estero è molto apprezzato perché ha una buona conoscenza, ma soprattutto per chi di noi viaggia c'è una conoscenza tecnica non comune come profondità e come estensione nelle altre, diciamo, formazioni dei colleghi esteri. Ma è necessario essere un grande studio per poter lavorare all'estero? No, no, bisogna avere una buona conoscenza dell'inglese, una buona capacità organizzativa e gestionale e la consapevolezza che la prestazione offerta dal professionista sarà l'unico biglietto da visita. Io sono abilitato, oltre che in Italia, in altre nazioni e le dico che quello che mi incuriosisce è il fatto che io faccia formazione sia attiva che passiva oggi in misura minore di quanta ne facessi qualche anno fa.
E questo dimostra come l'introduzione della formazione obbligatoria può essere una buona occasione di crescita per una categoria, ma non deve essere vista come il biglietto da staccare per arrivare alla fine dell'anno. Torno a dirle, io partecipo a una ventina di convegni all'anno, il 90% dei quali mi vede impegnato come relatore. La formazione che invece diciamo, perseguo come discente oggi è diminuita rispetto a qualche anno fa perché l'esigenza di formazione che qualche anno fa avevo adesso è diventata un'esigenza di applicazione della crescita che ho perseguito diciamo, come obiettivo principale della mia attività. Grazie, A voi, grazie.